Anticipazioni Endless Love, puntate turche. Lei la lotta tra la vita e la morte. Galip mette in atto il suo piano e, quando Leila sta per andare a trovare Ian, una persona le si affianca con la macchina sparandole un colpo di pistola. Leila perde subito i sensi ma Ian, che si trova in casa, la soccorre immediatamente chiamando un'ambulanza. La donna viene portata in ospedale dove i medici fanno sapere che devono operarla quanto prima, perché il proiettile ha perforato il pericardio e Leila potrebbe andare in arresto cardiaco da un momento all'altro. Leila però supera l'intervento, anche se viene trasportata in terapia intensiva dove rimane incosciente. I medici comunicano ai parenti che la donna lotta tra la vita e la morte, ma ora non resta altro da fare che aspettare. Attorno a lei si riuniscono Nian e Kemal, ma ovviamente anche a Ian, che non fa altro che stare al fianco della donna e pregare perché lei si riprenda. Per fortuna, tutto è destinato ad andare per il verso giusto e, anche se la convalescenza sarà molto lunga, dopo qualche giorno Leila si risveglia in buone condizioni di salute. Anticipazioni Endless Love, puntate turche. Galip tenta di assassinare Leila. Endless Love prosegue e, nel corso delle puntate turche, la vita di Leila sarà ancora una volta a rischio. Stavolta la donna vorrà salvare i bambini del quartiere dalla crudeltà di Galip, che avrà smaltito rifiuti radioattivi accanto ad un asilo. Galip però non glielo vorrà permettere e tenterà di toglierle la vita. Ma ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Endless Love, puntate turche. Galip organizza un attentato a Leila. Nel corso delle puntate turche di Endless Love, Leila farà una scoperta sconcertante sul conto di Galip. Infatti, viene a sapere che l'uomo si è disfatto di alcuni rifiuti radioattivi provenienti dalle sue attività nei pressi dell'asilo del quartiere. Naturalmente Leila è determinata a risolvere il problema, visto che questa mossa del padre di Emir rischia di compromettere gravemente la salute dei bambini molto piccoli che frequentano l'asilo. Quindi Leila si reca da Galip e gli intima di risolvere il problema quanto prima, altrimenti lei dovrà per forza denunciarlo. Galip, però, non si lascia intimidire ma minaccia Leila dicendole che se porterà alle autorità competenti il dossier sui rifiuti di cui è entrata in possesso, la pagherà con la vita e si pentirà molto di ciò che ha fatto. Leila non è interessata alle minacce di Galip e lascia subito la holding, con l'intenzione di andare a portare tutta la documentazione di cui è in possesso alla polizia. Galip si mette subito in contatto con uno scagnozzo al quale dice che è necessario mettersi sulle tracce di Leila perché bisogna neutralizzare la donna prima che faccia la denuncia. Quindi Galip ordina ai suoi uomini di assassinare Leila senza lasciare tracce, impedendole di portare a termine il suo piano. Voi che cosa ne pensate? Credete che Galip pagherà per ciò che ha fatto a Leila oppure no? A voi i commenti? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.